È proprio vero, in tutto il pianeta le api sono a rischio di estinzione. Abbiamo bisogno di api più forti. Un'idea giusta per contrastare questo declino esiste ed è quello di cambiare periodicamente l'ape regina. Lo scopo è di dotare l'alveare di una regina di comprovato valore genetico, vigorosa ed in grado di produrre consistenti covate. Non è certo una strada facile. Come convincere le migliaia e migliaia di api che vivono in Narnia ad accettare una nuova ape madre? Daniele Lazzaretti, apicoltore ed esperto del mondo delle api, ci spiega come si fa. Per fare le celle reali, indurre le api a produrre celle reali, prendiamo un alveare orfano, cioè senza regina. Andiamo con questo attrezzo a raccogliere una larva di ape normale che ha al massimo 2 giorni di vita e quindi è nutrita con la papa reale. La andiamo ad adagiare su questi cupolini, il fondo del cupolino, e poi loro, diversi cupolini, e poi li inseriamo nell'alveare orfano. Loro qui si costruiscono praticamente la cella reale e nutrono la nuova regina. La nutrono finché è larva e dopo 4 giorni la chiudono, diventa pupa e dopo 12 giorni nasce la regina nuova. Questi qua con le larve che noi abbiamo inserito lo andiamo ad inserire in un apposito telaino che dopo vedremo, messo capovolto, perché le regine vengono costruite la cella reale a livello verticale, mentre tutte le altre api a livello orizzontale. Dopo 4 giorni la chiudono, io gli metto il bigodino, questo, sì. Ok, chiamiamolo bigodino volgarmente, che racchiude la vergine. Abbiamo imparato che la pappa reale è come una bacchetta magica e trasforma in regina un'ape operaia. La cella reale si distingue per l'entrata dal basso. La necessità del bigodino di protezione? La spiegazione sarà più avanti. È passato qualche giorno ed avviene il prelievo delle celle reali. Sono ancora chiuse, ma in qualche caso c'è già la regina. Stiamo seguendo la raccolta dei bigodini che avviene tra nugoli di api che non vedono evidentemente di buon occhio questa intrusione. Guardiamo intanto come si prepara un affumicatore. È sufficiente qualche spruzzata senza esagerare. L'effetto di un po' di fumo è quello di scatenare i feromoni di pericolo incendio, per cui tutte le operaie si affrettano ad ingurgitare più miele possibile per farne scorta. Evidentemente temono il fuoco più di qualsiasi altro pericolo. Bene, questo è il nostro alveare orfano, dove avevo inserito 12 giorni fa le celle reali, che loro si erano costruite, e poi le avevo chiuse in maniera tale che loro non possono nascere. Adesso vediamo. Sì. Ho messo queste copertine di plastica in maniera tale che se nascesse appunto la vergine non scappa in giro per l'alveare. Queste servono per contenerla, alcune sono nate, alcune no. Il bigodino ci fa scoprire un lato poco conosciuto dell'ape regina. La sua funzione è di tenere chiusa l'ape regina, perché la prima che dovesse nascere ucciderebbe subito le rivali, addirittura mentre sono ancora chiuse nella cella. Ed è questa è una regina vergine. Questa è una regina vergine. Una regina non fecondata, questa qua non può riprodursi, cioè questa non dà vita a nulla, questa regina. È giunto il momento dell'inserimento delle vergini nella piccola famiglia. Per una sicurezza che noi mettiamo in questa carta stagnola, per coprire la cella reale, perché le api potrebbero, se sono leggermente aggressive o comunque sentono un odore diverso, potrebbero mangiarla questa cella reale, però per mangiarla l'attaccano sempre dai fianchi, non hanno tra virgolette il coraggio di aprirla da di fronte dove sta nascendo la regina, quindi mettendo la carta stagnola noi proteggiamo questa regina. Questi microalveari sono collocati in altra zona dove,
Nel raggio di 2-3 km non ci sono altri alveari. Ciò per evitare che i fuchi siano di alveari non conosciuti e come la regina siano invece provenienti dai nostri alveari. Eccoci qua. Dopo alcuni giorni, dopo una decina di giorni, escono, fanno il volo nuziale, si chiama. Loro escono assieme a alcune api, vanno in alto, volano in alto e richiamano i fuchi con un loro canto, tra virgolette, il canto della regina vergine. Sfregando le ali fanno un rumore e vanno a chiamare i fuchi e si fecondano con 8-10 fuchi. Dopodiché ritornano all'interno dell'alveare, dell'apidea, e sono pronte per deporre le uova e possono vivere fino a 4 anni con la fecondazione, con la prima fecondazione, l'unica fecondazione che fanno nella loro vita. Il motivo sta nel fatto che lo sperma dei fuchi viene stivato nella spermateca della regina. La fecondazione avviene successivamente quando un uovo dall'ovidotto si avvicinerà all'uscita ed in quel momento, solo in quel momento, uno spermatozoo lo andrà a fecondare, passando di tutti i caratteri genetici del fuco padre. Di solito con le api usiamo il fumo, ma con le apidea è meglio non usarlo perché sono in poche e si agitano troppo. Sempre movimenti lenti, così evitiamo che le api si agitino. Ci siamo. Ecco la regina. L'occhio esperto di Daniele individua in un attimo la regina. Il contrario, è stata imperfetta la ripresa con la videocamera. Ed impensabile un replay date le circostanze. La regina la andiamo a marcare con un colore che è prestabilito a livello europeo, mondiale. Ogni anno ha un colore diverso, quest'anno tocca il colore rosso. Di inserire nella gabbietta. Eccoci qua, questa è la nostra regina dentro la gabbietta. Adesso andiamo a metterci alcune api accompagnatrici. Mettiamo il candito all'interno della gabbietta, che questo è l'alimento praticamente che va a nutrire la regina e le api durante il periodo in cui sono isolate da sole, e anche fa da barriera, perché poi le api dell'alveare vanno a rosicare, mangiano tutto il candito e vanno ad arrivare e aprono praticamente la strada alla regina che entra nell'alveare. Ha un odore un po' diverso alla regina che noi inseriamo, quindi la potrebbero uccidere tranquillamente, invece accompagnandole leggermente loro la aprono mangiando il candito, diciamo, ci mettono un giorno o due e si abituano all'odore della nuova regina. E che mettiamo il miele dell'alveare sempre dentro un po'. Bene, anche questa regina è sostituita. Tra 8 giorni veniamo a vedere i risultati. L'autunno si avvicina, la stagione buona sta per terminare. Siamo stati fortunati a cogliere quest'ultima produzione di regine. La verifica dell'accettazione confermerà o meno il successo di questo ciclo di operazioni. Siamo testimoni che tutto è andato a buon fine e Daniele Lazzaretti merita un grazie ed un grande applauso.